Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di narrativa. Oggi parleremo della gestione dei punti di vista. Il punto di vista ha a che fare con il narratore e se non l'avete fatto io vi consiglio di andare a fruire il podcast di elementi strutturali di una storia in cui espando il tema dell'intreccio e del narratore. Questo podcast invece oggi faremo alcuni riferimenti nel cinema e nei racconti di fantascienza per discutere il tema dei punti di vista e di come si sono sviluppati nel tempo sia in narrativa quanto nel cinema e di quali legami esista tra fabula, intreccio e punti di vista. Discutiamo il punto di vista del narratore onnisciente. Il dio del racconto è un punto di vista inadeguato al XXI secolo, perché la fabula di personaggi appaiono stupidi pupazzetti con una trama irreale e noiosa. Restano gli altri tre punti di vista possibili per un autore nello sviluppo dell'intreccio, le tre prospettive residue con cui l'autore può usare o alternarle, sviluppando la sequenza o le macrosequenze, costruendo così un intreccio che è mosso ma appagante per il lettore. 1. Il narratore interno alla fabula in prima persona, oppure 2. Il narratore esterno ed invisibile in terza persona, ma la potentissima telecamera può essere focalizzabile sui personaggi in modo endogeno, avendo temporaneamente pieno accesso al punto di vista dei personaggi. Oppure 3. Il narratore esterno, invisibile in terza persona, ma la potentissima telecamera, ancorché focalizzabile sui personaggi, resta in modalità esogena e neutra. Queste sono tre voci narranti, tre stili diversi e sviluppano il colore dell'intreccio in modo assai differente. Detta in questo modo la cosa appare banale oppure astratta e molto cervellotica e quindi fumosa. Facciamo esempi concreti per capirci al volo. Consideriamo l'aspetto cinematografico, perché ancorché relativo a un altro media, è comunque interessante in quanto la tecnica dello show don't tell della letteratura pesca proprio dai mass media del cinema per emozionare il lettore. Esempio numero 1, evento storico della guerra di Corea. Prendiamo ad esempio il film Porkchop Hill. Il film in bianco e nero del 1959 racconta un fatto storico veramente accaduto. Il film si spezza in due voci narranti. La maggior parte del tempo la telecamera della fabula è puntata sulla storia vera del tenente Joe Clemons e del suo plotone, ed in minor parte la telecamera della fabula è centrata su cosa accada contestualmente negli incontri, nei dialoghi di pace per siglare un accordo su cessate il fuoco tra americani e sudcoreani contro cinesi e nordcoreani. Ora, le decisioni che verranno prese, diciamo, in queste sessioni di dialogo incidono direttamente sulla vita o sulla morte della compagnia del tenente Clemons. È un bel film, Porkchop Hill, del 1959, ha però una mancanza a mio avviso. Sullo stesso evento difetta dell'assenza di tutto il punto di vista dei cinesi e dei nordcoreani sulla vicenda. La guerra fredda nel 1959 imperava e quindi a mio avviso questo spiega l'assenza di questo punto di vista. The Longest Day, un film del 1962, Il giorno più lungo, è la trasformazione in pellicola del libro di Ryan, Il giorno più lungo. Il libro quanto il film rispettano lo stesso punto di vista, narratore esterno, invisibile, focalizzato sui personaggi in modalità esogena e neutra. È presente nel libro sia il punto di vista dei tedeschi quanto degli alleati, dei francesi che parteciparono o debbero ad assistere all'evento. E Bridge Too Far, quell'ultimo ponte, un altro film di guerra, però questo del 1977, narra un altro fatto storico svoltosi nella seconda guerra mondiale del settembre del 44. Il film ha una colonna sonora
ed è un classico film di azione e di guerra. Narra la storia di una operazione militare troppo complessa svolta dagli alleati. Il narratore cinematografico è quello esterno ed invisibile in terza persona, ma la potentissima telecamera si focalizza in modo endogeno, avendo temporaneamente pieno accesso al punto di vista sui personaggi che partecipano all'evento: alleati, nazisti, civili del Belgio quanto civili in Olanda. La notissima serie TV Bands of Brothers del 2001 invece non ha una colonna sonora. Ha un genere di, diciamo, uno stile simile ad un docufilm. Narra la storia vera di vari membri della compagnia Easy della 101esima divisione dei paracadutisti americani. Il narratore cinematografico è quello esterno ed invisibile in terza persona, ma la potentissima telecamera può essere focalizzata in modo endogeno, avendo temporaneamente pieno accesso al punto di vista sui personaggi che mutano con il tempo. Però il punto di vista è centrato solo ed esclusivamente sugli americani della compagnia Easy della 101esima divisione. Letters from Iwo Jima, film del 2006, quanto The Flag of Our Fathers del 2006. Due film raccontano lo stesso evento bellico, lo sbarco di Marines di Iwo Jima. In entrambi i film il narratore è esterno, invisibile in terza persona, ma la potentissima telecamera può essere focalizzata sui personaggi in modo endogeno, avendo temporaneamente pieno accesso al punto di vista dei personaggi, per cui nelle due opere si copre l'intero punto di vista giapponese, americano, sia sul fronte di Iwo Jima quanto distante dal fronte negli Stati Uniti oppure in Giappone, mentre si svolgeva la battaglia per Iwo Jima. Si evince che, dovendo parlare di un evento bellico, non si può non spostare il punto di vista in ugual misura tra i due contendenti, quanto tra posti diversi, se si vuol provare a capire e comprendere le dinamiche che scaturiscono nella favola. Spendiamo due parole sul tema del narratore con punti di vista insoliti, molteplici punti di vista, il narratore inaffidabile, il punto di vista del mostro, inteso nell'accezione più vasta, dal mostro alieno al maniaco, all'assassino, al pazzo, eccetera. Sono tutti punti di vista sfruttabili dall'autore per sorprendere nella favola quanto per colorare l'intreccio, muovendo continuamente il punto di vista del lettore nell'incedere dell'intreccio. Il loro uso arricchisce enormemente l'intreccio, libera l'autore dal concepire colpi di scena per stupire il lettore nei racconti di fantascienza. Facciamo alcuni case of study specifici per capirci al volo. Punto di vista fisso dell'intreccio. Ecco, se si sceglie questo taglio per espandere l'intreccio, allora sarà necessario movimentare la favola, dotandola di un colpo di scena finale. Oppure si può evitare il colpo di scena finale se si usa il retelling del viaggio dell'eroe. Ad esempio, il teschio di Dick, narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi, ha un colpo di scena incentrato sul protagonista e basato sul paradosso temporale che si crea nei viaggi del tempo. Il problema con le bolle, sempre di Dick, ha un narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. Ha però un colpo di scena incentrato su ciò che facevano gli umani nei mondi virtuali e queste cose saranno ripetute dagli alieni agli umani. L'uomo dorato di Dick ha un narratore esterno, non onnisciente, invisibile, che è focalizzabile sui personaggi. Il colpo di scena è che l'uomo dorato è il mutante che probabilmente causerà l'estinzione del genere umano. Autore preminente di Dick, anche qui abbiamo un narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. Colpo di scena, i viaggi interdimensionali possono retroagire con il passato, causando la nascita di religioni. Pezzo da esposizione di Dick, narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. Anche qui abbiamo un colpo di scena. La realtà virtuale può confondere l'osservatore, distanziandolo dalla vera realtà in cui vive, causando così dei rifiuti della realtà, quella vera.
Progenia di Dick. Anche qui abbiamo un narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. Abbiamo un colpo di scena che però ha un colore New Age. Il figlio sofisticato ed altolocato, educato dai freddi robot, ripudia il padre imprenditore, self-made man. Il mercato segregato di Dick, narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. La fabula, ecco, del mercato segregato direi che non brilla purtroppo per coerenza logica. Tuttavia, il colpo di scena proposto della fabula è debole ed un po' irrazionale. La protagonista ha intenti sabotatori ed ostili con i sopravvissuti, pur di continuare a vendere loro la propria merce. Abbiamo lo stampo di Yancy, sempre di Dick, narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. Il colpo di scena è proposto in modo misterioso, ma all'inizio dell'intreccio. Quindi il lettore è motivato nella lettura per scoprire che fine faranno le indagini e dove voleva andare a parare Dick nel suo racconto. Discesa di Matheson, narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. Ah, anche qui l'intreccio, un colpo di scena. Si tratta del prequel di H.G. Wells della Macchina del Tempo, dato che Matheson immagina il racconto Discesa di fantascienza e quindi fornisce le ragioni future di quello che poi sarà la lotta tra Morlock contro Eloy. Fratello di una macchina, narratore esterno, non onnisciente, focalizzabile sui personaggi, che poi muta in narratore interno, non onnisciente, in prima persona, non umano, per poi ritornare il narratore esterno, non onnisciente, focalizzabile sui personaggi. Qui ci abbiamo un colpo di scena finale, nonostante diciamo la breve mutazione, diciamo, e cambiamento del tipo di narratore. Il colpo di scena del racconto è che sarebbe endemica in alcuni modelli di robot la creazione di autocoscienza per un difetto di progettazione, ma tale stupefacente fenomeno non sarebbe e non è riconosciuto dalla società degli esseri umani. Discorso a parte è il bel racconto di Chucky, il bel racconto Chucky di Wyndham. Qui abbiamo un narratore interno, non onnisciente, in prima persona. La fabula non ha un colpo di scena, ma è un'escalation dal taglio thriller che sono narrati dal padre, il cui figlio ha subito un contatto con un alieno. Il legame alieno, quindi tra alieno e bambino, però alla metà del viaggio dell'eroe, ossia nel punto della battaglia finale, appare evidente al lettore che appunto questo legame tra alieno e bambino ha un esito positivo. Quindi la chiusura del racconto che poi Wyndham fa non può che avere un esito positivo, in cui Wyndham si limita a chiudere la favola positivamente con uno show don't tell, spiegando diciamo i vari dubbi che erano nati nella mente del lettore durante lo svolgimento della favola. Quindi, che cosa si può dire? Che invece un punto di vista molto mosso nell'intreccio, ecco, non necessita della presenza di un colpo di scena finale nella favola, perché la ricchezza dei punti di vista sono sufficienti a dare un ritmo diverso all'intreccio, anche se la favola è semplice. L'essere di Matheson, grande autore di fantascienza, formula una favola che è molto semplice, ed è un remake del 1939, ma l'intreccio ha un uso massivo dello show don't tell, che peraltro è anche compatibile con i film di fantascienza horror del 1950, in cui è stato scritto il racconto. La fabula è semplice, ma c'è un retelling del viaggio dell'eroe adattato ad un colore, diciamo, thriller della fabula, per tutti i protagonisti, anzi i coprotagonisti, pardon. Quindi l'intreccio di Matheson è stato reso molto lungo, prolisso, molto articolato, in alcune parti anche un po', a mio avviso, deve essere più corto, con delle macro sequenze poco utili all'incedere della favola. Tuttavia esistono dei continui cambi di punti di vista che muovono appunto l'intreccio, in quanto vi sono sequenze che con punti di vista alternati
che sono però, diciamo, scandite dal passare del tempo, e i punti di vista di tutti i coprotagonisti emergono nel racconto e sono proposti con dei cut cinematografici. Quindi l'essere di Matheson ha un narratore esterno non onnisciente focalizzabile sui quattro personaggi coprotagonisti: i due ragazzi, Les e Marian, il coprotagonista Merv Ketter, la cui mente e volontà è stata soggiogata dal veleno dell'essere alieno, infine il punto di vista del mostro, ossia dell'entità aliena. Il viaggio dell'eroe per tutti i coprotagonisti ammanta dal colore thriller la favola. E quindi abbiamo che per i terrestri il viaggio dell'eroe è un esito positivo, oppure garantisce un riscatto morale, mentre per l'alieno, ossia per l'antagonista, sia la sconfitta. Per questa puntatona è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.